Allora vuol dire che sarebbe in paradiso.
O pensi no che là che sia le bollette da pagare, va? In paradiso lo so te le visto come ti ha il ton? Ma fa malaloce, eh? Arriverà il giudizio universale a giudicare i buoni e i cattivi. E vedo lei come la va a finire. Sì, cara. Paura che non aspetta troppo. No. Se viene la fine del mondo, stasera venirà il giudizio universale, non avresti vedo, ti metteresti qui. Comunque chi che in qualcosa vi capisci no, eh? Se per questo tante robe che ti capisci no, eh? Capita? Sei un barlofo. Chi per esempio che è di snò una roba importante. È di snò che ora arriverà la fine del mondo. Oh, Gaetan, che di roba te ne frega quando arriva? Un'ora in più, un'ora in meno? No, per le donne, no? L'importante sì, perché chissà quanta roba mangiare in un e mi vuole se poter mangiare stasera, Cerchi aspetta la fine del mondo con la panza vuota e no tan bene. Specialmente che è abituati avrei visto la panza come una boot, guarda. Mia capita. Comunque, mettere con la panza piena e noi con la panza vuota. A me è una bella differenza, eh. Oddio, le noche che creda tanta che storia chine. Però, se la dice il giornale. E se dopo è proprio vera? Però, come con la pancia piena? No. Se incrovi la fine del mondo, allora magari si la prepariamo un po', eh? Ancora? Sì. Ma perché roba? Dunque, se incrovi la fine del mondo, mi pedi no e presentami sì come una casalinga. Mini, lasci da fare la tinta ai capelli. E magari un buon mesh biondi e un tocco di mascara agli occhi e un bel ripetto a balconcino e sa diso Gaetano magari un bel tanga leopardato te ne mica ne andai in valera ma fammi un piacere le mesh il reggipetto balconcino, ma fammi un piacere, la tua età, dai. Ma ti sei rendi conto, che la trovare su tutti i nostri avvisi e le nostre avvise, sa di Zayson, vedo Minzi, pulsata come una casalinga, ma fammi un piacere, Di Zayson c'è una casalinga e basta. Oh! Per credere mica che ti scambio per la regina Elisabetta di volte. E poi ti fa presente che là sarei tutti beauty. No! Sì! Tutti beauty! Ma fai! No con il reggipetto o con il tanga. No, guarda. Pensi proprio di no che là sei presente qui con la tuta, l'altra con costume da bagno, l'altra con la che no, là sarei tutti stessi. Ma tutti beauty! Oh, allora se sei sono tutti beauty, salta fuori i nostri difetti. Sarei da lì da allora! Come la mia amica la Luigina, la si ricordi, che la sa fare più pompon di plastica, della printa. E la mia amica qui, Giovanna, sì. Sì. Quella lì la sa fare il lisina. No. E mia! E lì, piatta come un altro da lavare. Con le pieghe sulla panza che fanno le onde del mare. No, perché chi se ne ha reso de bel da far vedo. Mi sono un maschio. Un maschio! E garanda fa fatica, capite che sei su di sé? Comunque la fiora ne fai, va bene? Sì, una volta, tanti anni fa,
un vecchio treno accelerato. Che fa acqua da tutte le parti. Ah, guarda. Ah, a proposito, fatti una bella doccia. Oh! E tagliati un giri di pe. Che mi pare di pinne di pescadussa. Vedi col diluvio universale. E ti farei scontato. Non è bello tutto ciò che è bello, ma è bello tutto ciò che piace. A me mi piacerebbe sapere a chi ti dà piacere. Mico delle docche nascoste. Oh, allora ti sbroglio, tiri fuori. Che io non ho visto niente. Allora che fuori lì, dai piedi avanti. Che roba? Dai piedi avanti. Se tu fai la fine del mondo. Permesso, e lui i nostri amici. Permesso. Avanti, avanti. Oh. Avanti. Ciao Gaetano, ciao Rosa. Grazie per averci invitato qui a passare l'ultimo giorno di vita terrena. E che Dio ce la mandi buona, Rosa. Sì. Se pensavessi mi subiacchi. Ma come cosa ci siamo messi? Ci siamo preparati per il diluvio universale, no? Visto che il governo non pensa mai ai poveri cristi come noi. No, lo chiuda. Se dovrete vai a pensare che il governo dei poveri cristi. Beh, almeno a preparare un'arca in ogni paese. Che roba! Un'arca! Ah sì, almeno il sindaco poteva pensarci. Ma certo, a preparare l'arca. E siccome lui non ci ha pensato, noi ci siamo organizzati con il fai da te. Sì. Pensa che questi erano gli ultimi due salvagenti rimasti nel negozio. Ma va! Ma sì, come si è sparsa la bus in 5 minuti della stagione. No, ma bravo. Siamo stati poco fortunati a trovarli, sì. Naturalmente, Gaetano, che sei sempre solo più giovane. Ecco. Mi tifo! Ma stai da elementare che ho più piedi in testa! Mi parli no dei piedi che cammina sulla tua testa! Ah, no. No? Mi pensi di più giovane, nel senso che dico la tua rosa ti spetti neanche un gel! E comunque se ti do capisco di tre medine, perché già? Come se le altre volte ti capisci qualcosa quando parli. Se ti ti avessi avuto a cuore la tua sposina, ti avessi pensato qualcosa per salvarla dal diluvio. Guarda loro come stai bravi e dei previdenti. Grazie del pane donne. Grazie. Ma comunque intanto hanno detto che la fine del mondo regna col diluvio universale. Magari in un'altra maniera, perfetto sapere. Per esempio, con che roba? Per esempio, con i meteorismi. Ma quali meteorismi? Quelli intestinali? Ma... Oh Madonna Gaetano, ma vuol dire che moriremo asfissiati? Senti, Pinuccia, va a vedere dal bazar se ci sono delle maschere antigas. Sì, ma che... Ma di no, le stupidate, guarda se la fin del mondo è da veni. Poi meteorismi intestinali. Ma sono di gente intestini! Ma l'hai detto tu i meteorismi, Gaetano? Sì. Ma sì, lo di mia, confermi! Ma che maschere antigas, intestini! Che per qua, guarda, questi che vero! Guarda! Questi se ne! Cosa fai con quell'ombrello? Come si fa con l'ombrello? Ma sono nomi! Quando comincia a venire giù un quei top di corpo celeste... Oh, Madonna Santissima Gaetano! Ah, adesso capissi! Ma ti ne sei più matte, eh? In tanti sentiamo no meteorismi, no. Ma meteoriti, ignorante di sé! E ti te pensi che fa sta parte dei meteoriti? Sei un'ombrella! Oh, ma ti te sei funzionato! Oh, ti to schegni niente? Beh, ma allora, bastava un cappello? No, no, il cappello no, perché ne ho un di pacco, fai di te. Vuoi dire che prendo che mi sono subito, era. Ma naturalmente, che Gaetano, un
ombrella che te vela più una, né? E la tua Rosina te che non pensate, né? Ma cosa dici mai, Rosina? Te vedi no come lei è ben grande? Ma lei è un'ombrella matrimoniale! Che sei sotto tutti i bei comodi! No! Oh! Tu vuoi mica offendere te quelli che furono al bar là di trimetri, né? Oh! Ma senti mi ho buttato lì! Ma che da lì! È arrivato il carnevale. Sì, Dopone. Ordine del sindaco. E cosa avrebbe ordinato il sindaco? Intanto è il sindaco che avrebbe da fatti un'ordinanza. Sì, quella da bevo meno. Che mi pare un po'. Come fa un bisogno a prendere la fine del mondo? Come fa? Vai in aia, Peppa!
Arrende, paesche. A confessas e a fasda l'estremunzione. No! Della serie. Se sa mai. Beh, ma tu come fai a sapere? Come posso sapere per loro? Ma scusami, te se no che come se con Laura mi fosse acquistare da Don Perigno? In nero! Nero! Ma che russo, capitano! Scusa, e chi sarebbe sto Don Perigno? Chi sarebbe Don Perigno? Don Perigno! È il nostro boss! Lasciamo un sì perché... ogni tanto, ma proprio ogni tanto, ti scappa su per il gargaros qualche bicerinde. Stamattina, si usa che mi sa Cristina. Segera. Un whisky l'ha preparato, sul tavolo una bella bottiglietta di vino. Dulce, ho già messa. Pensava che tu era passata l'estesia, ma sei alcolico. No. Fatidico momento, per questo presento la testa. A che punto chi? Peppa, mi pare che ti creda un po' caduto. Sono oni. Vabbè. Ma comunque per me la fine del mondo non cambia più di tanto. No. No, no. Oggi 21 dicembre il mondo finisce? Bene, vorrà dire che non andremo mai in pensione. No. Oggi il mondo non finisce? No. In pensione non ci andremo lo stesso? Sì. E sapete perché? Perché il governo ha appena fatto la riforma, per cui andremo in pensione a 90 anni. No! A 90 anni? Loro sì che sono fortunate. Sai quanto andranno in pensione? A 88 anni. No. Beate loro. E in previsione della fine del mondo, mio cognato Aurelio, sì, sì. Ma sai cosa fa? Nel set accada addosso col silicone tutta l'erba grama che andava nell'orto. Ma, oh mamma, sì? Perché la fai così? Perché il disco e l'erba grama la mermai. È tagliata meglio. Signor Cindy? Signor Cindy. E lui invece ti è?
un'idea. E se l'arca la faresti un quarto? Oh, ma se siamo, Gaetano. Amore. Sì? Ma prima roba, manca poche ore alla mezzanotte. E che le lune che arriva alla fine del mondo. E per secondo trova che tu avessi per trovare in te. Mica saresti in sistema, come ti dici, un'idea che avresti. Ma allora tirala fuori subito con l'idea lì, e tira fuori subito l'arca. Semplice, è diventato il bozzo. Dovrebbe la vasca da bagno. Che roba! La vasca da bagno in quanto? La vasca da bagno in quanto? Ma chi ti sei pizzunato? Gaetano, ti faccio notare che la vasca da bagno gandusi in sì, andremo a fondo. Ma senti un po', potremmo mettere il tacco di una damigiana? La risolta il problema. Gente, fuori un tacco a camilla di damigiane e di tappine no. Allora, Fiore, dato che gli altri sono sì intelligenti, più c'è che me, trovare gli altri una soluzione. Olè! Comunque a me viene un po' da ridere. E come ci sarebbe da ridere in una situazione tragica come questa? Nomi. Ma solo lo dico. Mi viene da ridere perché qui c'è da cambiare il proverbio. Quale proverbi? Quale proverbio? 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, e dicembre ne ha 21. Guarda che stupidaggine che ti prendi sicuramente. Ma sei proprio da servire prendi d'inverno per favela fino del mondo. Perché? Che differenza fa? Ma come che differenza fa? Ma ragiona un attimo! Ma te si immagini che acqua sgrada che sarà? E se pare più che la pomonite, e là che saranno neanche le medesine magari, che saranno neanche la mutua, e forse che saranno neanche l'ospedale. Stai freschi, mamma. Per dare l'estremo saluto. Ma papà, cosa c'è di strano se non siete morti adesso? Non sarebbe tra qualche ora. Ah, guarda, questa non ho capita. No, non capito. Se vorresti dire, non sarete fra poche ore. Perché non è da me ore chi no? Forse ti sei vaccinata contro la morte della fine del mondo? O te fai la vaccinazione? Antimorte? Magari. Comunque, io non morirò con voi. No. Per me, Veronica, scusa, pensi forse che il mondo universale lo rimandi una posta per te? O pensi addirittura di salire in cielo con anima e corpo come la Madonna? Ma non ho detto che non toccherà anche a me. Ho detto che non morirò con voi. Invece, con me. Ma veramente di amore che ne vedi tanti, eh? Ah! Adesso sei già paga la cotta per l'Arturo. Ma sì, per l'Arturo, Adesso io ritorno da lui e noi aspetteremo la fine del mondo abbracciati. Ma sai, mamma, siccome questa è l'unica e ultima occasione che ci rimaneva, abbiamo deciso di sposarci. Ma senti, Vera, che tipo è quell'Arturo qui? Arturo? Ma Arturo è simpatico. Sì. Oh, intelligente. E poi bello, bello, bello. È la fine del mondo. Finisca tutto. Lui ha letto qualche parte che secondo il calendario
dicembre, loro festeggiano il primo aprile. No. Sì, e forse ci hanno voluto fare un scherzo. Se fosse così sarebbero proprio dei burloni. Ah, guarda. Ma la smetta, mette di no, di stupidare a Catino. Vai a saperlo dov'è che l'ha letto lì d'Arturo. Magari sulle notizie curiose della settimana iniziale. Magari. Però non è vero. Noi aspetteremo la fine del mondo distesi e uno accanto all'altra come una dolce barca che galleggia attraverso i flutti del diluvio immersi in una musica. E cantiranno insieme finché la barca fra poche ore, ma noi daremo ultimo addio abbracciati e mentre ascolteremo Cavalleria Rustica. Ma quelli no, ma sono nomi. Cioè, in che situazione che sentino ripenso di andare a cavallo. Ma se sei... Ma papà, questo è Mascagni, oh! Ma mi sono occhi da prima di fare testa anche lì! Se lui ti dica sua vita, lui pensa di andare a cavallo, sono occhi! Ma lascia lì cavallo della stalla e cerca la salvata mio Dio! Oh, addio, addio, miei cari, addio madre, padre! Nel momento di lasciare questo mondo crudele, io vi perdono per tutto quello che mi avete fatto nella mia vita. Alt! Ferma un momento, e chi? E chi? Ma sì, se volessi dire, mi sarebbe saperlo se volessi dire in quella frase. Vorrei proprio sapere. Sì, allora ti dico. Mi dico, papà. Ti ricordi? Quando ero piccola e piccinina, mi prendevi fra le braccia. Sì. Per farmi divertire. Sì. Mi lanciavi in alto. Santo no. Ti ricordi? Io? Ma quante volte non sei riuscito a prendermi? E quante volte hai fatto male la testa? Certo. Tocca a me allora perché se si valorda. Perché sono partita per esso missa insieme a quel valor lì del tuo amico. Che se la profitta per la fin del mondo per zanzare. Mamma. E tu, mammina cara, da piccola mi dicevi se fossi stata brava, sì, la domenica mi avresti portata a vedere il bar dove i signori mangiavano i pasticcini col vino dolce. Ti ricordi? Ti pensi loca? Se mica potevi al bar con i pasticcini e bevevo il vin dulce a Cesari, a colora chi ti avresti una bella cirrosi epatica che no. Mi dice che qua lì la cirrosi che nel cervello quella lì. Ma l'amore con i pasticcini con vino dolce mi è rimasto dentro del mio io. Per quello io chiamavo i miei ragazzi che bombolò, che pasticcino, pasticcino, che cioccolatino. E te schini come te c'ha? Questa è chi dolcezza mia. Oh, voilà. Senti Vera, sta attenti a far muovere il diabete. Non ho il diabete, no, quella lì. Guarda, comunque Anna, vai, ci vediamo nell'aldilà. Certo, io me ne vado e mi auguro almeno nel al di là di trovare tutti quei pasticcini col vino dolce che nell'aldilà non ho mai trovato. E mi nutrirò di te, Arturo mio, dolce Arturo, Arturo delle mie brame. Ma adesso però se ne deve pensare una roba. A proposito dell'antilà, ma non dovremmo pensare anche ai nostri anni? Ma è vero, la nostra.
nostra coscienza dovrà essere linda ma pulita. Sì, che risolve, ti dice. Lorenzo mette a posto il paradiso. Appunto. Prima dell'ultima ora di vita bisognerebbe fare qualcosa di buono, una buona azione. È vero? Sì. Io devo fare. Ah sì? Che roba? Posso portare la rosa per un sacco di e lo fai una fatica a resistere a strangolare l'osso, no? Quante volte? Ma senti, ah? Allora mi garesti da essere una santa con tutte le volte che ho visto la tentazione da su fegal quel cusino de no mentre le rufegheva che non è pariva un trattore. La mia buona azione è stata quella di non averlo fatto. Grazie. Certo. Insomma, più il mio paradiso adesso lo supera. E gli altri? Beh, oddio, noi bene o male ci siamo sempre sopportati, vero? Ma la vostra, lei non ha un'opera divina. No. La subito con qualcosa di più importante, più se evidente, più se de qualcosa. De capiglioso. Aspetta un po', mi è venuta l'idea. Che ne dici, credente, di fare un bel assegno e di portarlo al parroco per le opere parrocchiali? Boh. Ma brava la mia Pinuccia, che bell'idea. Guarda, neanche farlo apposta. Ho come l'assegno che dovevo usare per pagare il droghiere. Ecco. Però sai che in banca i soldi sono un po' pochini, eh? No. E tu scrivi tutta la cifra che abbiamo in banca! Scrivi una volta, ma cosa te ne frega? Intanto domani non ci sarà nessuno per andare a ritirarlo, no? Ma che te ne frega? Però intanto la buona azione l'abbiamo fatta! È l'intenzione che vuole! Ah sì? Araki, ma che bello! Oh. Non ho mai fatto un assegno così corposo nella mia vita. Anche nella tua vita e nella nostra morte. Ciao, dammelo, che corro a portarglielo nella cassetta della posta del parroco. Il padre fa trotto torno da voi. A proposito, me lo tenete d'occhio voi, sì, la sì, gente. Guarda così, però è meglio. Sì, ah, sì, ecco, mi raccomando. Però... però... decisa la Sarchì, perché se succede un qualcosa anche soffera. Ma no, Pinuccia! Pinuccia, con quella bella azione lì, va tranquilla che la suite ignorà i rubinetti, sarà che mo' che non fai niente. Sì, sì, sì. Vai. Trombette in comune. Sono nati per conto del comune, ma sono chi per conto di Don Perignano. Allora, loro dici che passano a sbronza. Passa diso, Don Perignano se sbronza mai, al limite. È un po' regro. Che devi tempi chi, che non vedi chi, carame gente, basta no? Allora, se ti ha mandato a dire Don Perignon, oh, di no che ti ha mandato a bocca per sui soldi per pagare i baciocchi dei campani che ti ha rubato 2 mesi fa, per piacere. Che poi che cosa se ne faranno mai del battaglio? Ma sono... Quando la che le stai, lui visita la chiesa, la sera senti un fiche scampanare lì, don... che è un bel equimpani, era lui che voleva fare essere in pace, e vivo tranquillo. Sì? E allora? Che ti ha mandato a fare Don Perignon? Don Perignon mi ha mandato a leggere l'ordinanza. Anch'io! Avanti! Ma prende. Perché questa qui è l'ordinanza di Don Perignon? Non l'ordinanza del sindaco, vero? No, capito. Come diremo a noi, eh? Come che devono essere un'ordinanza qui?
Comunale che sgarca quella parrocchiale. Quale comunale fa il sindaco, problema di? E quale parrocchiale a fa? È il prevosto. È il prevosto. Ecco te a parlare a quel bigiogeo. Guarda, ti parli neanche a quella, guarda che faccia. Non è che sei intelligente. Allora? Fatto me. Credete, l'ho portato. Adesso sì che ho l'anima più leggera. Lei l'anima, io il portafoglio. Speriamo sia stata almeno una buona azione. Ma non c'è somma che tenga per conquistare il paradiso. Tanta trama. Ciao. Cosa fa la mochina aperta? Un'altra minanza comunale. No. Stavolta le vesti di sacristana. La sacristana, vedo tutto che bella. E quindi fa che? E allora, che sentite che case che ho per misura per l'ordinanza, finirò il giro una settimana dopo la fine del mondo. Allora, t'accavarda. Finta sia che questa. Ordinanza parrocchiale. Va bene. Oggi, 21 dicembre, in occasione del fatidico giorno della fine del mondo, il sacristano, nella persona della signorina Peppa Portabrane, passerà per le vie del paese ad annunciare una lieta novella. No. E non dissi tragic, mi sonò che lieta novella la sia. Silenzio! Pazienza. Ricominci. Avanti. Il sacristano, della persona della signorina Peppa Portagrave, se per me, passerà per le vie del paese ad annunciare una lieta novella. Il vostro parroco, in un profondo momento di meditazione, ha avuto una visione. Poi, chissà se era una visione o se l'era... Una visione! Sacrilego! Non si parla male dei preti! Parla dei fanti, ma lascia stare i santi! E chi sarà adesso il santo? Don Perignon? Ma sarà su che ho avuto la salina! E ricordati che giorno è questo! 21 dicembre! Ma perché dite avanti a questa ordinanza? Dai! Il sacrestano, nella persona della signorina Peppa Portagrani, passerà per le vie del paese ad annunciare dica prima, quasi mai. Il vostro parroco, in un profondo momento di meditazione, ha avuto una visione. Senti, mi manco scritto che dopo scritto. Vado avanti. Avanti! Un angelo gli è comparso e gli ha detto che, vista la moltitudine di anime che stasera saliranno al cielo, e vista l'impossibilità di catalogare i buoni e i cattivi, ognuno nella propria casa si metta dalla parte dove pensa di collocarsi. A destra i buoni, a sinistra i cattivi. E i dragachisi tutti cattivi? Ah, come tutti cattivi? Ma sei tutti a destra? Ma non alla vostra destra, alla mia destra! Adesso tutti i buoni? Tutti i buoni! Si può assegnare tutti i numi, Clemente, Cimuta, Senza... Dai, Cappella! Mi fa bene, spero che l'hai diventato. Chi? Quanti anni te fai la prima elementare? Perché sei proprio un naso, Cinque anni elementari, della prima.
Poi quando la messa andava fuori, mi mandava la lavagna a segnare da una parte i buoni e dalla parte i cattivi. Certo. Gaetano, chi ti sarebbe dalla parte i cattivi senz'altro? No. No, 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 no. Sempre dalla parte dei buoni, sempre. Ah, sì, buonissimo. Come mai? Per forza. Io potrei sempre le caramelle e le cicche. Questa si chiama corruzione. No! Sì. Corruzione. Questo qui è il sistema ideale per non prendere la nota sul quaderno. E per lo scrivere 100 volte sulla lavagna sono un monello. Un monello, Gaetano, sono un monello. Ignorante, che sei? Ho sbagliato. E tu quando eri a casa? Perché ti sei dato a fare dei botti? Perché sono buono. Ma senti qui. Come va? Guarda che mille ho sentito. Che ho? Ho sentito che quando sei a scuola te corrompevi il Clemente col birimbo che fa felice il bimbo. Va bene, sono desmentegato. No, bello, guarda che era su. Là. E tu insegnavi. No. Certo, lavare si più via dalla da destra, chi dalla parte buona, e metto dalla parte là dei... No, Anna, stai sì, guarda, metto chi un altro. Guarda che non puoi corrompere. No, stai lì. Cosa fa? Aspetta. Attenti, guarda, mi la so se fa. Questa qui è la bottiglia di quei... Ogni volta che ti mandi su un gu, ti parla essi in paradiso. Ma che? Vedi, vada su un scopunino. Chiedere lecito, assaggiare un piacere. E cortesia, ignorante. Ma che lingua, fieri! Ti sei sempre lì! Oh, fieri, ti sbagli sempre. Piano. Ma ne vengono a carriva qui? Vabbè. Ma mo' un cucchino, dai. Oh, piano! Sarà giù. Cioè,
buono il purè e che ti ricordi. Meno le nuove. Perché loro due, no, Gaetano? Perché loro due sono buoni da Lugano, o no? Mappo lì le tutti, ma se madre a me e lui se fa e pensa appena le so caline, ma tutte le tutti sono con lì. Però vedi, ha un animo buono, non vuole che soffrano. Mia, che punto qui pensaresti da scacciare gli spiriti di Maya con dei amuleti. Diamo ai Maya umilmente lasciate in pace questa gente. Il cornetto qui tutto rosso ci protegge fino all'osso. Poi incrociamo poi le dita, prolunghiamo la nostra vita. Grazie a questi amuleti cacciamo i Maya e gli azzechi. Grido ai Maya con tutta onestà, ciao su e porta a casa. Passerà per le vie del paese
ad annunciare che la fine del mondo è rimandata a data da destinarsi. No! No. Come l'è rimandata a data da destinarsi? È scritto. È rimandata a data da destinarsi. Dove è? Ho capito. Ma chi è che ha deciso? Ha deciso il sindaco. Ma la veste che indica il ciappa le decisioni del padre eterno. Cosa? Il sindaco è il sindaco, è il padre eterno, è il padre eterno. Ma il sindaco è il sindaco. E il padre eterno è il padre eterno. Non che sappia più se è più che il sindaco. Allora? Allora? Quindi davanti o la finissi domani? Sì. Dai, da capare. Allora, ecco. Il consiglio comunale riunito in seduta straordinaria con l'unico punto del giorno la fine del mondo in collegamento ininterrotto in internet ha verificato che in Australia è già passata la mezzanotte del 21 dicembre per cui si desume che la previsione dei Maya è tutta una bala. In seguito a questa verifica, i cittadini sono pregati di vivere felici e contenti fino alla fine dei loro giorni prestabiliti, specialmente con Scifò, e che verrà in occasione del loro decesso e non prima, firmato il sindaco. Un errore non ha finito il mondo. Intanto la fin del mondo le non arrivata. Allora avevo detto che Maya si sbagliava allora. Adesso fermo allora. So fermo. Per il mio office con quel che fai sei porta. Mi ci trovo a vivo con un zombie come te. Venivo un rimbambito del Clemente. E perché se ne è un rimbambito? Che bella qua terra! Ma non ti ricordi, rintronato, che hai regalato al sito al prete un assegno con tutti i soldi che avevamo? Ma ti rendi conto o no che siamo precipitati nella povertà più profonda? Allora vuol dire che siamo poveri? Ma se da mezz'ora che te lo sto dicendo, Santa Vergine, pensaci tu. Eh no, cara mia figlia, Santa Vergine la sera sta. Lì è possibile andare da prevosto. E spiegare che robe combinate, raccontare che robe combinate. E sono sicura che se lui so che andiamo spesi per qualche biglietta di vino. E faccio che vada l'Andrea. Sai cosa faccio? Sai cosa faccio? Ho avuto una bella idea. No, senza dubbio. Può finta che mi altro che pensi, può finire in becino. Ordinanza comunale! Adesso vado da Don Fulgenzio e... Ma chi parlava di me? Basterebbe essere beato, magari più avanti, non si sa mai, a Dio piacendo. No, guardi, io le dico un santo, le prometto che domani fuori da chiesa troverò un mio cartello grande con su scritto santo subito. Per il momento ci accontentiamo di vederla almeno papa. Almeno papa. Beh, forse papa, ma ci vorrà ancora qualche anno. Il posto attualmente è già occupato. Ma
con l'aiuto dello Spirito Santo le ho detto che... Ma lo sapevate che il Papa viene eletto ogni morte di Papa? No! Ma dai! Ma noi la vediamo già, eh? Affacciata alla Basilica di San Pietro, tutto ben vestito di bianco con la papalina, a dare la benedizione urbi e torbi. Sì, no, un momento, non per gli ordini, eh! Sono contento che i miei parrocchiani parlino così bene del loro modesto parroco. Modesto e caritatevole, Don Fulgenzio. E che sa perdonare un erroruccio da parte di qualche sua pecorella. Perdonare e assolvere il mio mestiere? Perché forse tu, Pinuccio, qualche volta l'ha fatti perdonare? Vieni in parrocchia, ben confessionale e... Ma no, guardi, di questi erorucci si può discutere anche qui. Non ci sono segreti tra di voi. Allora dimmi, figliola, che cosa hai combinato? Ma guardi, veramente, non sono io che ho combinato qualcosa, ma quel balordo del mio credente. Se ad un errore si può rimediare, noi lo rimedieremo. Lo sapevo che lei è una persona comprensiva. Insomma, un vero uomo di chiesa! Che mica decisa lì, sono amici! Allora dimmi, figliola, libera il tuo cuore. Dimmi qual è stato il tuo erroruccio. Ma guardi, le ripeto che l'erroruccio non l'ho fatto io, ma il mio Clemente. E penso che sia lui a doverlo confessare. Ma Clemente, Digol! Deve sapere, Don Fulgenzio, che... Dai! Qualche giorno fa... per un errore, per un tragico errore, ho messo nella sua cassetta postale un assegno. Sì, parlavate di questo. Proprio quello? Sì, sì. Ti ringrazio di questa molto generosa offerta durante la tua parrocchia. Ma che generoso! Sì, magari tutti i miei parrocchiani fossero così generosi. Ma con questa comprerò i nuovi battacchi delle campane. Ma cassisto, che qualche malintenzionato si è fregato. Ma no! Deve sapere, signor Vescovo, che... Vescovo, grazie. Comunque, Eminenza... Eminenza, ho detto per i dati cardinali, figlio. Non corriamo. Ma no! Ma corriamo il cuore! Noi la vediamo già, tu, cardinale, in attesa della nomina papa. E comunque, tornando al nostro assegno, c'è stato un piccolo errore. E tu, figliolo, credi che non mi sia accorto che c'è stato un piccolo errore? Ma come buono lei, santità! Santo stupido! Lo sapevo che era una persona comprensiva. Come buono e comprensivo, santità! Beh, non ci voleva molto ad averlo compreso. Lo vedrebbe anche un cieco. Ma cosa vedrebbe anche un cieco? Anche un cieco vedrebbe che l'assegno è postdatato precisamente di un anno. E la banca non me lo fa rispondere. Ma, Clemente, l'hai fatto postdatato? Mi sarò sbagliato, Pinuccia, se no? Oh mamma, un errore qualche volta per salvarti una vita, E per far rubare le banche, Per questo, visto che qualcuno mi ha detto di avervi visto entrare nella casa in cui presente Gaetano, sono corso a farlo correggere. Sì, per farlo... Oh, guardi, come mi dispiace, ma... Non ho come neanche una penna. Guarda che in casa scrive fino a quel computer della Veronica. Ma se te non lancia come si fa pisciante, lo ridesca! Si dà comunque il caso che una penna nuova di Zecchia che scrive molto bene ce l'abbia io. Tieni Clemente, correggi. Sposto! Di queste cose. E poi si è già sbagliato una volta, ora adesso no che sbaglia, mi dia a me che ne pensi di. Ma siete tu lì, siete tu lì. No, sto qui, scusane. Era l'umanum est. Sì, il garzon, ma perseverare le da cuglione.
con lo stesso importo e... papale. Però ricordatevi le rate. Sì. E se non le pagherete fino all'ultimo soldino, il signore saprà come far scendere la sua ira sulle vostre teste. Buongiorno a tutti. Lucia brava mi ha tolto dei guai. Cosa? Ti ho tolto dai guai? Sì. Ma vorrei dire che ci siamo tolti dai guai. Ti faccio presente che in questa squinternata famiglia composta da me e da te ci sono anch'io. E io ho il vizio di mangiare tutti i giorni. E io alla mia età non ho certo intenzione di morire di fame, vera? Ecco. Beh, però dai, la nostra età è bella, no? Ah, dici che la nostra età è bella? Perché cosa c'è che non va? Intanto il fatto di aver superato indenni la fine del mondo ci fa sentire più ricchi, no? Ricchi, non c'è nada. Ricchi? Ma di cosa siamo ricchi? Mi la so. Ah, dico il team. Adesso mi spieghi. Che l'argento nei capelli, l'or nei denti, e il succo nel sangue, e il ferro nell'articolazione. E il piombo nei pè, i sassi nei reni, e in più c'è una fonte inesauribile di gas naturale. Però chi è che all'LSD che sarei sono diventati in sicuri, da? Guarda, quasi quasi mi sento un balzino. Ma dai. Ma che punto che mi disavessi da festeggiare? Eh sì, dai. Bella idea. Sa di adesso se mi tiro fino a bella bottiglioca e metteresti sul fuoco una bella gallinella tenera, tenera. Sì, sì, sì. Buonissime idee. Invece la mia proposta è da mettere la testa del Gaetano sul fuoco. Né un Gaetano rosso che rimbambide più. Sta dicendo più che parlò per esagerare, rimbambiti! No, no, esageri no! Rimbambite serie, rimbambite serie! Anzi, invece da mettere la testa, mi metteresti sul fuoco più che dai tanto intero! Ma cosa, ma sta diso! E che cos'è per lui in me? Che il Gaetano è diventato siemo de culf e si è beccato Alzheimer cronico. Ma allora, ma se poi sarebbe perché mi sono diventato in siemo e avessi qualche malattia lì di tedeschi che ti dici di. Ah, era non una bella idea se mi tiri su una bottigliota e metteresti sul fuoco una bella gallinella tenera, tenera. Ma che gallinella tenera, tenera! Né tenera né dura? No? Se ricordo, no, si fu. Siete se, e se dai nel pulè, a chi venga il col tutte le galline, perché non morissero annegate e non soffrissero? Almeno non ti avvisi. Magari ci possono ancora recuperare. Dai, le spegniamo e ci facciamo una bella grigliata. Dai. Sì, una volta tanto lo so la garrigione. Sempre lo so, sempre.
lingua di fortuna. Non ho ancora dei colpi. Allora, si fe. Oh, bianchino, bianco, un verde. Omicidio in dolore con falso chiaro. E dirò problemi. Ma che problemi è? Io prendo il casone delle mondizie, adesso potevo io per che ho fatto. 30 minuti potevo io, eh? Chissà per un po', chi sarà per le verdi? Ma io che da mangiare, immagino sicuramente, adoro a lui. Porca miseria, ladra! Cosa è successo? Ma porco, campo, quelle delle teste umane, me le mi insisti da me che dai tanto sul fuoco, non rivezzi le tue volte allo spicchio e non vivo tra il te. Senti Clementi, a questo punto, visto che la grigliata è andata in fumo, io direi di tornare a casa vostra e accendere un bel lumino a Sant'Antonio per lo scampato pericolo. Ah sì, dai, sì, dai, sì, dai. Ciao Gaetano, ciao Rosa, grazie di tutto. E ricordati che ci hanno dato una mano anche loro a risolvere i nostri problemi. Oh, per i loro. Non preoccuparti che mi ricordo, non preoccupatevi. Che giornale, che volevo anche la fine del mondo, ecco, non... Che più da abitano questa? Sa, mettono su sciavate. Ehi, dai, siete tutti un attimo, andate un po' a me. E chi? Oh, finalmente. Sa, cerchi maialino, fai un bel scherzo, no, Chi maialino? Di maialine e di maiali! Che gerzon! E le sue donne e delle maiale! Che gerzon, Gaetano! Guarda se in Cœur un da vent'anni che arrivava la fine del mondo e nulla è stupidi e freddo! O fai anche la tinta bionda! E mi cuion? Con la chiara del collo tutte le galline! Ma a me si salva le oche! A me? Perché? Perché non neanche quelle. Io mi sono nel brandiero con la chissà di viene. Sperenti almeno le disgrazie siano finite. Speriamo. La mettiamo una preda sola, una volta su una torre. Sono che metteresti la corda al collo! E te traresti là tutte viste le galline. Le occhi. Oh, guarda, disgraziato, marabutto! Ma chi è quella brava persona lì? Lo so io, chi è? Forse ho capito chi è quella brava persona lì. Ma forse ho capito anche a me chi è quella brava persona lì. Che vuoi scegliere per Arturo? E ti picca la testa contro il muro! Povera la mia Veronica, distrutta da una delusione d'amore. L'amore eterno finché dura, cara mia piena. Papà, io lo amavo! Lo avrei seguito fino alla fine del mondo! Vabbè, l'importante è che la discoteca fin del mondo riguarda noi, è il problema. Ma se pensavi a che roba ti riferisci, cara? Sedotta, abbandonata, porco disgraziato! Mamma. Va bene, questo è meraviglio, eh? Lui, mamma, mi aveva detto che sarebbe stato con me per tutta l'eternità. No, non soltanto nel di qua, ma anche nell'aldilà. Insomma, dopo la fine del mondo, ma la fine del mondo non è arrivata! Ora lascia perdere purtroppo, e ringrazia signore che abbiamo un sacco di anni da vivo, Ma sì, vedi no il problema, no. E tu rindrai da lui? E mi sono a lungo felice e contenti, E mi sono a lungo felice e contenti per l'accidente, ve l'ho detto! Sedotta e abbandonato, quel farabutto quando ha visto
se il mondo finiva, no? E la vita sarebbe continuata, no? Ma... E poi e lui, quel farabutto, ha deciso che dovrebbe continuare a lavorare. No, vedi, per ragione anzir, mi parlò un onfero di coscienza, anzi, mi parlò un occhio di testa. Era capito che l'importante è una famiglia, appunto, a lavorare e tenersi da scontenti. Invece no! Come? Sì, ovvero sì! Oh, del proiette, o sì o no? Ma certo, papà, che il lavoro è molto importante per mantenere la famiglia. Ma quel traditore mi ha confessato che avrebbe dovuto continuare a lavorare per sua famiglia. Ho capito, papà e sua mamma. Almeno dei modi così. La sua famiglia e il suo amore 4.000. Che persona, è un farabutto, un disgraziato. È un porco e è un cosciente, Alfa. Veramente per esponerti a incosciente le cocchiere, cioè nomi, mentre con uno sposato in quattro fiere abbia il profilo. Ma papà non lo sapevo, non lo sapevo. E adesso si è dotta, abbandonata. Mamma? Incinta? Come? Sì? Da quanto tempo? Ma certo che non si vede, da almeno 3 ore. Mamma, ma sai, io ti vedo già con mio bambino in braccio. E tu, papà? No, no, pian, furno. E tu, papà, un bel acigeno. Ma perché, papà? Ma mi piacerebbe essere nonno. Né nonno e né nonna. Oh. Ecco, per tua norma e regola, mi te che da sapere che tutte le mattine mi te mettevi lì in una pinolina nel caffè latte. No! Anche chi? Sì, perché famiglia? Ma perché mi consegui bene mia figlia che mettevi una carasera nel minestrone? Oddio! Ma io già avevo pensato! Sa, senti, avrei su pensare, che da sì? Ma va, già vi vedevo! Con mio bambino a giocare in giardino. Oh, che bel quadretto. Ma signora. Che bel quadretto. Visto questo punto che non ci sarà più così, a me rimane ancora continuare a piangere. Fatta. Adesso io vado a piangere il mio amichitale sull'ultima vostra falsità. Così per ringraziarvi della vostra collaborazione di portarvi questa bella gallina ruspante allevata con mangimi naturali e pronta per essere cucinata. Oh, guarda, che visti no per me di miei gentili? Ah, oh, degli amici che è la fin del mondo. Ora la saperla la fin del mondo, e non sai di quel che è capitato. Ma magari fosse venuta per davvero. Oh, Manu! Di notte ci avessi stai contento la fin del mondo poteva venire su ferie. Ah, per me sarebbe stata una fortuna, Gaetano. Perché le sai una fortuna, Clemente sa di sozzia. Perché? Perché ieri sono andata alla sala scommesse, e davano la fine del mondo 1 a 1000. E sapete cosa ho fatto? Ho giocato ben 100 euro sulla fine del mondo. E se vuol dire? Se vuol dire? Vuol dire che se la fine del mondo fosse venuta per davvero, i miei 100 euro sarebbero diventati ben 100.000 euro. No! Mi sarebbe andata alla grande. Ma dico un po', perché le dai una fortuna? Bah, intanto avrei fatto... Però... Prima di tutto un bel niente. Clemente, sveglio ancora, eh? È mai possibile che te riesci a capire
che se la fin del mondo saresse non arrivata, i 100.000 euro lì ti avresti un po' di vicino. Eh? Oh mamma, ma allora vuol dire che era tutta una fregatura? Sì, era tutta una fregatura. Alleluia, ma finalmente capita. E adesso chi lo dice alla mia Pinuccia dove sono andati a finire i 100 euro che erano nel comodino? Ah, era per i topili. Delle trombe, anzi, delle trombette del giudizio universale. Con la storia dei buoni a destra e dei grandi a sinistra. Oh, che, E poi è stato rimandato tutto da destinarsi. Adesso che è di nuovo? Seppa, sa che è di nuovo? Persona della signorina Peppa Portagrande passerà per le vie del paese ad annunciare che qualcuno dei suoi parrocchiani ha compiuto un enorme sacrilegio. No. Se non vorrà incorrere in una scomunica e quindi nella dannazione eterna del fuoco dell'inferno, dovrà restituire anche in modo anonimo l'unica gallina ovaiola di nome Bianchina che fino a ieri razzolava nel pollaio del parroco. Scusa, e lì? Oh, Gaetano, chiaro, magari, invece... No, viene magari, non che c'entro un bel niente. Vabbè, chiaro che c'entro in niente. Ma amico, lo dà, porta in giro questo dito. Il dito! E il dito, ma... Spiegalo bene a me, occhio, è un po' ignorante. E lei è un asinello. Ma tu sei andai giù. Lo vedi uscire dalla batteria. E dito, guarda. Editto, capito? Oh, questo editto. Sì, ma mi sono intelligente. Lo capisco. Solo. Questo editto per segnalare questo misfatto. E ho cominciato da tua casa Chio. Perché? Casa tua. Perché chi vede una persona che no la prima volta che combina che rovi chi? E senti Peppa, parla chiaro e fuori dai denti. Di chi stai parlando, avanti. La prima gallina che canta la fai due ore. E la capi un po' anche la conosco tra le altre. E la figlia il danno. Mille due euro fai. La Peppa mi saluta. Che faccia di torta la Peppa. Beh, che hanno tutti i torti. Io mi piacerà sapere tutte se hai dato i soldi per comprare quella gallina lì. Penso di saperlo io dove le abbia prese. Oh, buongiorno! Buongiorno, Don Fulghenzo. Guarda che buon vento la porta da queste parti. Se ci fosse stato il vento non avrei potuto essere da voi. Che scusa, ma se c'entra il vento? Il vento c'entra, e come se c'entra? Sì, del caso che... qualcuno si è indebitamente appropriato della mia bianchina. No. E incautamente, dopo averne commesso il terribile omicidio, portato di tirata di collo, si è diretto verso questa casa. Oh, guardi la dita, si è fermata per bene. E le piume, visto la mancanza di vento, ecco cosa c'entra il vento, si sono sparse sulla strada. Non c'è voluta l'intuizione del commissario Maigret a trovare le ultime proprio sui gradini della vostra casa. No.
No. Che disgraziato! Ma come osi dare il disgraziato nome di Dio? Oggi sono parroco, madre che sa, papa! Ma non diceva lei Don Fulgenzio, diceva quel grosso cane che proprio qui fuori si stava mangiando la gallina. Cosa? Un grosso cane? Sì, sì, un grosso cane, bianco e marrone, con un occhio nero, un occhio blu e la coda tronca. Ma sei proprio sicuro che era un cane bianco e marrone? La coda mozza, un occhio nero, uno blu. Ma sicurissimo, Don Fulgenzio, come vedo lei vestito di nero. Che disgraziato. Ma come si permette a dare del disgraziato a un parrocchiano? Ma no, non diceva te, ma chi so io? A chi, per esempio? Non ci si può sbagliare, un cane con quelle caratteristiche della petta. No! La mia sacrestana. Adesso mi sente quando torno. Poi la scomunico. Non si salverà dalle fiamme eterne dell'inferno. Eri un prete che avrei saputo avere un anzi per capire. Beh, ma si può sapere cosa dice? Voleva dipendersi questo, eh? Ma io l'ho fregato. Ho fregato lui e la Peppa. Scusa, perché l'hai fatto? Perché l'ho fatto? Intanto perché mi ha dato del rubagalline davanti a tutti. E poi perché lui voleva incassarsi l'assegno, nonostante fosse chiaro che era stato commesso un tragico errore. Approfittare così dei poveri della parrocchia, dimmi se non è una cattivazione quella. Non ho fatto altro che fargli pagare un giorno di interessi che aveva trattenuto. Operazione di alta finanza. Adesso comunque qualche cosa dovrà anche rimediare, perché non è una buona azione quella che hai fatto per tu e Non preoccuparti, Pinuccia, tutto risolto. Come tutto risolto? No, domani vado a confessarmi e scagionerò la Peppa. Per la gallina gli restituirò il valore commerciale con l'elemosina della domenica in tante piccole rate. Ma se pure rate che viene a pagare a sempre sbagliata Pinuccia, non vedi che soldi a voi. Ma con calma, Gaetano, domenica dopo domenica, mese dopo mese, anno dopo anno. Dalla serie da qui all'eternità. La china del piccinina, Veronica, come stai? Mamma, sto meglio, ma sai, sono andata in ciaccia. Sì, ma a cara me Veronica, il ciaccia è un top d'Africa. E pensi no? Che chi ti patisci il cate per proprio lì? Mamma, cos'hai capito? Sono andata in ciaccia a darsi su l'internet. Sai, mamma, ho conosciuto un ragazzo e ci siamo scambiati. Ma che ne un'altra volta? Ma salta fuori un altro adesso. Sì, sì. Ma questo è bello. Sì. Poi è dolce. Allora, lascia aperta. Ho mai conosciuto un non che sia dolce. Ho visto, pardon, lui le no dolce. No. No. Lui è coraggioso appena quando è massa le galline. Passa di giorno, mio Gina. E io sono dolce come un profiterol. Ora di nuovo stupidate Gaetà che tu te ne dici fin troppo. Certo che vorresti che te sia un profiterol. Perché? Perché? Perché nella situazione che sei trovato in cœur. Mica ti pensare a far coraggio alla tua Veronica e alla tua Rosa. No. Ti ti pensare appena alle tue galline. Certo che vorresti che ti sei un profiterò. Perché sta attenti se te dici, perché quei lì gli è dulci e gli danno anche quello che tu non hai. Ma che non pagare che mi no. Le palle! No. Ordinanza comunale, oggi 21 dicembre,
l'assesso comunale nella persona della signorina Peppa Mortagrani. Passerà per le vie del paese ad annunciare che il calendario Maya era leggermente sbagliato rispetto al nostro, per via del fatto che non conoscevano gli anni bisestili. Pertanto, illustri scienziati hanno decretato che la fine del mondo, annunciata, viene posticipata di un giorno. No! Perciò si annuncia che la fine del mondo arriverà domani, 22 dicembre! No! Ma dite no! No! Apriamo di nuovo il sipario per presentare i vari interpreti. Gianluca Carpagnano, il parroco. Franca Gibilaro, la Peppa. Davide Messina, Clemente. Silvia Bianchi, Pinuccia. Almira Bagirova, Veronica. Maria Fantini, Rosa. Le suggeritrici, la sottoscritta Amalia Travaini, Alessia Folli, Emanuele Cazzola, un saluto e un applauso ad Alessia Camiolo, assente per malattia. E per ultimo, ma non ultimo, il regista e anche attore Giuseppe Camiolo. Ed obbligo, come in serata, ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, perché senza loro non saremmo riusciti a allestire tutti gli spettacoli, come tutte le altre compagnie. Un po' giù la voce. Allora, ringraziamo l'amministrazione comunale che tutti gli anni ci dà la possibilità di organizzare questa rassegna delle filodrammatiche e spero che vi sia piaciuta non solo la nostra, ma tutte le altre. Il gestore del teatro, il signor Ragosta, la grande Nicole che stasera non c'è, ma c'è Laura che è sempre tempestata di telefonate: prenotami questo, tienimi quello. La copisteria
copiare e Colombini che dovrebbe essere in sala, ciao Colombini, il mobilificio quartieri che c'è anche lui che ci offre i mobili per le scene, il ponte che ci dà la possibilità di trasportare il materiale, la ferramenta lodigiana che tutti gli anni ci dà, finanza qualcosa per i scenari e tutto, e Gianmario che voi conoscete tutti, che andate a ballare con lui, perché ci ha aiutato per le musiche. Un bel applauso a tutti. Grazie. E voglio fare un ringraziamento speciale ai ragazzi, che nonostante la rottura di scatole che faccio man mano, sono stati veramente bravi. Vi auguro una buonanotte e arrivederci l'anno prossimo.